Puntata numero 29 di Overtime, speciale gara 1 di finale. Sabato sera è andata in scena il primo atto di questa finalissima che vede opposti come l'anno scorso il Milano Quanta e il Cittadella. Cittadella ha strappato il servizio, per usare un termine tennistico, al Milano Quanta, vincendo sullo Stilmat di via Assietta per 8-5. È una partita che analizzeremo con i gol e le interviste, e poi un'importante intervista telefonica con il presidente del Milano, Umberto Quintavalle. Ma iniziamo con le immagini del match, quindi Milano Cittadella 5-8, questi gli highlights. Toccato però dal capitano Somadossi, allora Chelodi che si fa avanti, buona la conclusione, mai coperto e il disco si insacca, quindi al primo power play Cittadella sfrutta molto bene l'occasione, si porta in vantaggio per 1-0. Rivediamo la conclusione, raccoperto Mattia Mai, visto partire il disco forse all'ultimo secondo, tiro comunque molto preciso. Qui è Banchero che elude l'intervento di Spain, molto veloce qua, Banchero va fino in fondo e c'è il pareggio sul rimbalzo di Andrea Delfino. Mal posizionata qua la difesa del Cittadella, si è fatta prendere in contropiede dalla velocità di Emanuele Banchero. Ottimo il tiro, ottima la parata di Facchinetti che nulla ha potuto, poi sul rimbalzo a porta vuota di Andrea Delfino che va a pareggiare i conti 1-1. Vendrame che viene avanti, giocatore dotato di un'ottima velocità, Vendrame per Spain. Spain, buona la conclusione al centro, disco che finisce sul bastone di Dalben che non ci pensa due volte di rovescio a insaccare, sono altissimi. Fontanive col disco, spazio per andare alla conclusione, dare tanto spazio a Nicola Fontanive, però vediamo che l'arbitro ha annullato il gol per uomo in area, che recupera di nuovo un buon disco, cede al centro, passa in qualche maniera sotto il bastone di Facchinetti, arriva su quello di Delfino e da lì non può far altro che insaccare a porta praticamente sguarnita. 2-2 il risultato qui a Milano. Vediamo, disco perso male, passato sotto il bastone di Facchinetti, c'è per Vendrame che parte in piena velocità, affronta prima lettera, poi salta Lievore, uno contro uno, tiro in mezzo alle gambe direi di Mattia Mai e Cittadella che si riporta in vantaggio. Ottima qui la cavalcata di Tobia Vendrame che è andato fino in fondo, riparte il contropiede, attenzione per Cittadella, situazione 2 contro 1, va fino in fondo Virzi e buca di nuovo in mezzo alle gambe Mattia Mai. Riparte Milano 3 contro 2, disco per Banchero, Banchero va in porta fino in fondo, rovescio a mezza altezza, la rivediamo, 1 contro 1 contro Tonin, disco sul rovescio, anticipa l'intervento di Kelly Spain e va a trafiggere Facchinetti. Fontanive lo perde sull'attacco di Virzi, molto bravo qua Virzi, va al tiro ed è ancora una volta un bel gol per il Cittadella. Entra ancora Kelly Spain salta il primo avversario, prova a saltare anche il secondo, attenzione perché si è creata una situazione di 2 contro 1 e c'è il gol, grande l'azione di Kelly Spain, gira dietro la gabbia, qui la grande azione di Kelly Spain, si è bevuto tutto il Milano, poi tutto il Milano è andato verso Kelly Spain, qui deve cercare il gol per poter riaprire la partita. Fontanive per Banchero, Banchero prende la mira del gol del 6-4, ancora un minuto fino a 2 contro 1, andrà sicuramente al tiro e del gol, male qui la difesa, diretto avversario Andrea Delfino,
6-5, quindi Milano si fa sotto, approfitta alla grande di queste doppie superiorità numeriche per riportarsi sotto. E va Spain, 2-1, attenzione, attenzione a Spain, ed è gol. Gol di Kelly Spain in situazione di inferiorità numerica. Questo tocco di rovescio, però molto molto bella questa azione della Cittadella, che si riporta avanti per due lunghezze, 7-5 il risultato. Rivediamo qua il rovescio di Spain, no, però ancora Spain a tu per tu con Mai, ed è un altro grandissimo gol di Kelly Spain. E ora spazio alle interviste con i protagonisti al termine dell'incontro, ovviamente i due allenatori Luca Rigoni e Mauro Pierobon, e poi alcuni giocatori, Banchero per il Milano, Sommadossi e Vendrame per il Cittadella. Coach Luca Rigoni, appena conclusa gara 1, la prima sconfitta interna della stagione, ovviamente nel momento peggiore, però una partita strana perché una finale che finisce 8-5 è un po' anomala, possiamo dirlo. Sicuramente penso che nessuno si aspettasse una partita del genere. Beh, noi per primi, giocatori compresi, sia noi che ovviamente Cittadella. Però sai, le partite, ogni partita ha la sua storia, e stasera abbiamo visto che comunque possono finire anche così, anche se si tratta di una finale. Un po' di amaro in bocca, un po' di errori individuali nel primo tempo che hanno un po' condizionato il risultato, sempre a inseguire non è facile. C'eravate quasi riusciti poi nel secondo tempo, eppure ancora poi qualche distrazione, quei gol in inferiorità numerica, forse ci credevi lì in quel momento? Beh, è ovvio, ma io devo crederci sempre, questo è ovvio, sicuramente no. Loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni che hanno avuto nel primo tempo, e poi comunque è stata tutta una rincorsa da parte nostra, e mi è piaciuto, ecco, posso dire, il carattere che hanno messo in campo i ragazzi, perché comunque hanno sempre provato fino alla fine, ma comunque abbiamo di fronte una squadra di tutto rispetto, che da anni ormai è lì in alto, che è la stessa finalista dell'anno scorso, qui con un anno in più di esperienza, quindi voglio dire complimenti a Cittadella per la loro prestazione, e sicuramente noi dobbiamo iniziare con un altro piglio e magari anche con un po' più di fortuna la prossima partita, mercoledì in casa loro, e cercare di fare quello che hanno fatto loro stasera, sfruttare al meglio le occasioni che avremo. Ultima cosa, in vista proprio di gara 2, il tuo lavoro sarà soprattutto mentale, credo, per prepararla. Ma sì, però sai, questo è ovvio, ma cioè, ragazzi, io l'ho già detto, voglio dire, è una finale, 3-5, abbiamo perso la prima partita, non è successo niente di chissà cosa, voglio dire, non è che... In ogni caso mercoledì saremo andati a Cittadella a giocare, è ovvio che dobbiamo dimenticare questa partita e cercare di far meglio la prossima, ma insomma sono tutti ragazzi con le spalle larghe, quindi devono crederci, prima di tutto devono crederci loro, altrimenti è ovvio che è più dura. Grazie a Luca Rigoni, coach del capitano Emanuele Banchero. Dicevamo prima con il coach, è raro vedere una finale finire 8-5, davvero una partita strana, tanti episodi, non avete mai mollato sul piano del carattere, però troppi errori. Troppi errori, sì, sfortuna che quegli errori li abbiamo pagati. Siamo andati sotto su 4-2 e lì è cominciata a stare, è stata dura, perché loro hanno fatto il gioco che in teoria dovevamo fare noi. Non abbiamo mai mollato, alla fine purtroppo quando stavamo rimontando e lì, anche lì abbiamo ceduto due gol facili, uno in PK, non deve succedere però. Cittadella che ti aspettavi o qualcosa di meglio? Sì, l'avevo detto anche alla vigilia, loro sono cambiati tanto, hanno più qualità, più esperienza. La serie è lunga, tu ormai hai esperienze, tante finali, gara 2 qui bisogna resettare, cancellare tutto e ripartire. Assolutamente sì, ma già da adesso. Già da adesso. Okay, allora ti lasciamo andare a resettare. Allora, grazie capitano, grazie a Banchero. Mauro Pierobon, Milano non aveva mai perso in casa, direi il momento migliore per voi per sbancare questa pista. Sì, sbancarla, abbiamo giocato una partita preparata, studiata, preparata, abbiamo cercato di dare un po' di più continuità al nostro attacco e soprattutto alla nostra difesa, e insomma è andata bene, è solo gara 1 comunque, la serie è lunga e non abbiamo fatto nulla ancora, conoscendo il Milano non abbiamo fatto nulla.
Quello che ha stupito in positivo, però, nel primo tempo gran cinismo, sfruttate tutte le occasioni, e dopo, quando c'è stata un po' la girandola di penalità, non avete comunque perso la testa. Sì, sapendo che in questi casi, in queste partite, come dicevo l'altra volta a lei, gli episodi determinano anche l'esito della partita. Bisogna stare un po' attenti agli episodi, bisogna curare un po' più i dettagli e sicuramente si può avere qualcosa, però ripeto, è solo gara 1, è andata bene, quindi andiamo avanti con la serie. Infatti dicevamo sia Arrigoni che Banchero che devono resettare, cancellare questa partita, però in un certo senso vale anche per voi, perché si riparte e non potete pensare di essere in vantaggio, ma come fosse 0-0, credo. Sicuramente lunedì abbiamo l'allenamento e andremo proprio a discutere su questo, nel senso che ogni partita è una partita, ogni partita è a sé, deve essere studiata, deve essere calcolata tutto, perché Milano ha dei ottimi giocatori che fanno veramente paura quando partono, e noi dobbiamo lavorarci ancora un po' di più, ci abbiamo parlato adesso, dobbiamo curare qualcos'altro e ci saranno delle belle cose, delle nuove novità, e lunedì andiamo a lavorare. Va bene, grazie e complimenti a Mauro Piero Bon, tecnico del Cittadella. Dennis Sommadossi, capitano del Cittadella, complimenti, una grande affermazione qui al Quanta Club. Qual è stata secondo te la chiave della vittoria? Beh, grazie intanto. La chiave è stata che anche nei momenti di difficoltà, quando abbiamo preso il 4 contro 2, abbiamo resistito, non abbiamo mollato, anche prendendo due gol. A quel punto penso che Milano poteva cambiare la partita. Poi fortunatamente Spegna ha fatto due gol immaginabili e ci abbiamo creduto un po' di più e siamo riusciti a portarla a casa. Dicevamo anche prima, è un po' strano che una finale si concluda 8-5, è successo un po' di tutto, magari l'avete preparata tanto sia voi che loro, poi in campo succede di tutto, bisogna cambiare anche in partita un po' il game plan a volte. Sì, sicuramente è strano, e credo che sia frutto anche di tante penalità che sono state fischiate, e quindi in questo sport prendere penalità, giocare 4 contro 3, 4 contro 2, è facile prendere gol, abbiamo visto anche in semifinale, è fatto la differenza. Poi credo che comunque probabilmente Mattia Mai non era proprio in giornata, ha preso... sa di fatto che l'ha stato anche sostituito, ma probabilmente è solo una giornata storta. Va bene, grazie e complimenti. Tobia Vendrame, che sensazione vincere qui gara 1? Beh, è stato bello, ovviamente è solo gara 1 e dobbiamo focalizzarci nelle rimanenti, però intanto ci godiamo questa vittoria che è stata un pochino anche inaspettata, perché venire a casa di Milano imbattuto durante la stagione regolare è sempre bello batterli. È stata la finale che ti aspettavi oppure è completamente diversa, con così tanti gol magari? Beh, è strano che nell'hockey ci siano così tanti gol, però come ha detto anche Dennis prima, le penalità influiscono molto questo fattore e quindi ci stanno. Come pensi che imposterete gara 2? Penso che inizieremo difensivi, perché Milano verrà a pressare molto, però bisogna vedere insomma, non è facile parlare adesso. Non è facile perché poi sull'1-0, ecco, magari loro sono più abituati anche a gestire momenti di difficoltà, sarà proprio il gruppo che dovrà mentalmente non pensare a questo 1-0 forse. Esatto, dobbiamo quasi cancellare questa vittoria e, come ho detto prima, pensare a gara 2, 3 e 4 e magari gara 5, non si sa. Va bene, intanto ti facciamo i complimenti, te li facciamo quasi sempre nelle nostre puntate, non so se ci segui perché sei veramente, diciamo, l'astro nascente dell'hockey in Italia, però sicuramente tu farai il timido, però insomma tutte queste attenzioni le senti un po', queste critiche positive? Come le vivi, dai? Cioè è sempre bello essere elogiati, però secondo me a volte sono anche troppo elogio. Va bene, allora smetteremo di fare complimenti comunque per gara 1 e ci vediamo, ciao. Abbiamo raggiunto telefonicamente il presidente del Milano Quanta, Umberto Quintavalle, che torna al nostro ospite qui a Overtime. Buongiorno presidente. Buongiorno Giorgio, la ringrazio di questa telefonata. Allora, gara 1 non è andata come ci si aspettava in casa rosso-blu, prevale la delusione in questo momento? No, assolutamente. Ritengo che, essendo anche se di poco la nostra squadra più forte di quella del Cittadella, che pure è una squadra forte, alla fine lo scudetto rimarrà attaccato alle nostre maglie. La mia forte sensazione è infatti che sia molto più probabile
che il Quanta Milano vinca 3 match che non il Cittadella 2, anche perché ho invece la certezza che il miglior portiere d'Italia e tra i migliori d'Europa, dopo aver passato un sabato in ferie pensando forse alla sua bella morosa, tornerà ad essere quello che è, e che tutta la squadra si ricordi che nei power play i gol si fanno, non si subiscono. E quindi uno sguardo a gara 2, in questo momento che Milano vuole vedere e pensa di vedere a Cittadella? Ma guardi, sono fortemente ottimista, proprio perché, come ho appena detto, io ritengo che la nostra squadra sia più forte di quella del Cittadella, pur con tutti i meriti che una fior di squadra come Cittadella ha. Tra l'altro invito tutti i nostri tifosi a non mollare, a esserci anche nella prossima trasferta infrasettimanale di mercoledì, e di continuare a dare il loro appoggio, che per noi e i ragazzi è importantissimo. E purtroppo mancherò proprio io per impegni di lavoro che non ho potuto spostare, ma tutto l'Hockey Club Milano Quanta sa che sono vicino a Luca Regoni e a tutti i ragazzi, e quanto io credo nella nostra vittoria. E quindi, Giorgio, con lei forza Quanta, forza Milano Quanta. Va bene, Presidente, la ringraziamo. OAX è un'azienda leader nella produzione di abbigliamento sportivo personalizzato e di qualità professionale. Ogni capo prodotto OAX si adatta all'esigenza e alla personalità di ogni sportivo. Oltre all'abbigliamento, OAX realizza accessori e strumenti pubblicitari. Per maggiori informazioni scrivi a info@oaxmm.com. Con il Cittadella in vantaggio per 1-0, la serie prosegue proprio al Pala Hockey di Cittadella, mercoledì sera alle 20.30 in diretta sulla televisione federale, quindi via web, e poi gara 3 qui al Quanta Club alle 19 come sempre, e poi eventualmente la quarta il 18 giovedì a Cittadella, eventuale chiusura con gara 5 sabato 20 maggio, ma avremo modo di parlarne nella prossima puntata di Overtime, che andrà in onda al termine di gara 3.